in collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. In collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. La tua squadra ha vinto? Festeggia da New Cocatai. La tua squadra ha perso? Consolati da New Cocatai. Il bar per tutte le occasioni. Solo da noi puoi assaggiare lo Shark Green, pomo aito e un po' rum cooler, ma anche tutti gli aperitivi nazionali ed esteri. E poi salatini, pizzette, focaccia, primi e secondi. Ogni 10 caffè ne bevi uno gratis. Potrai partecipare alle feste della birra, dello spumante. New Cocatais ha una nuova gestione. Corso De Stefanis 109 Rosso. Siamo anche su Facebook. New Cocatais, se ci conosci, non ci molli più. Giga Joe è l'oasi dei giocattoli a San Pier d'Arena. Prendete via Cantore verso Genova, poi girate a destra in via Castelli, 10 metri siete arrivati. Giga Joe, l'oasi dei giocattoli, via d'Aste 43 Rosso a Genova. Telefono 010 41 15 66. Prendendo via Cantore verso Genova, girate a destra in via Castelli. Non potete sbagliare. Carmignano Hi-Fi, monitor e DVD, navigatori satellitari di ultima generazione, antifurti, allestimenti tuning, neon personalizzati e naturalmente vendita e assistenza di autoradio delle migliori marche. Carmignano Hi-Fi, il suono fedele della tua auto. Lo sapevate che Villa Fieschi è ora anche ristorante e pizzeria? Potrete gustare in un'atmosfera ad altri tempi 43 tipi di pizza, con lo speciale con impasto integrale, focaccia tipo farinata, ma anche pesce e carne alla brace. Villa Fieschi a Lavagna in Viarezza 12, ricevimenti e banchetti, parcheggio riservato, aperti tutte le sere. Telefono 0185 30 44 00, www.hotelvillafieschi.it. Il paradiso dei buongustai ti aspetta. Focaccellini a Pegli in via Martiri della Libertà. Focaccia, pizza, farinata, piatti fatti in casa. Focaccia al formaggio, pane con l'oliva, l'uvetta di patate, torte di verdura, dolci, brioche. Focaccellini a Pegli, aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 20, il sabato fino alle 13.30. Fatti venire l'acquolina in bocca, ti aspettiamo. Attenzione, i ladri stanno entrando in casa tua e tu non ci sei. Niente paura, hai appena acquistato da CM Casa Sicura Protect la nebbia di sicurezza. Ed eccola in azione, i ladri devono scappare di corsa. Protect è veloce, pulito, sicuro, in pochi secondi riduce la visibilità a 4 cm. Se lo vuoi, rivolgiti a CM Casa Sicura Chiavari, telefono 0185 1871 805 o visita il sito www.cmcasasicura.it. Divertimento, relax, ristoro, shopping, da noi è tutto full optional. Centro commerciale Fiumara, nessuno può offrirti di più, facilmente raggiungibile con ogni mezzo. Parcheggio gratuito, alla Fiumara puoi trovare tutto per grandi e piccini. 115 negozi ti aspettano, prezzi per tutte le tasche. Al centro commerciale Fiumara è Natale tutto l'anno. Visita il nostro sito www.fiumara.net. La migliore pizza da sporto? Ma da sosta obbligata a Pegli, naturalmente. Sei a dieta, intollerante al frumento o celiaco? Da noi trovi la pizza per te, con farina integrale, di farro oppure senza glutine. Sosta obbligata a Pegli in via Parma 11 13 Rosso, telefono 010 6981 039 oppure 348 91 52500. Sosta obbligata fa anche gastronomia artigianale, organizza il catering con intrattenimento musicale per qualsiasi evento. Siamo aperti tutti i giorni dalle 17.30 alle 23. Se ami la pizza non puoi non fermarti. La migliore è da sosta obbligata a Pegli. Se sei alla Fiumara non puoi perderteli. Il Nocciolato, il Maron Caffè, il Casa Freddo. Caffetteria Orefici al centro commerciale Fiumara, primo piano. La nottappa obbligata per i golosi. Il Bauti, lo Zabba, il Monte Rosa, il Val di Non. Yogurt con frutta fresca, con cereali, gianduia e tanta buona musica. Tra un acquisto e l'altro fatti venire la voglia. Caffetteria Orefici, il paradiso della golosità. Il giovedì sera dopo l'allenamento
Time, ex Giacomo. Corso Italia a Genova. In collaborazione con Forfit, Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. Buonasera, bentornati con Dilettantissimo, anche il giorno di Pasqua. Noi siamo in onda, ringraziamo i nostri tecnici di Telegenova, ringraziamo i nostri ospiti sempre presenti e sempre bravi a fare i nostri servizi, in particolare Simone Maggi ha girato per la Liguria avanti e indietro e non solo, è andato a vedere anche parte del torneo delle regioni dove le nostre squadre, due delle nostre squadre sono arrivate alla fase finale. Andiamo quindi alla presentazione dei nostri ospiti con Francesco Mortola. Buona Pasqua a tutti, anche se siamo un po' in ritardo, sta finendo. Simone Maggi. Buonasera, ciao Claudio. E il nostro The Voice, Giampaolo Pastorino. Buonasera, buona Pasqua a tutti. Bene, peraltro con Giampaolo Pastorino vogliamo ricordare che domani voi andrete in onda lo stesso perché ieri avete fatto il servizio del Savona e quindi farete una presa diretta da Savona e farete vedere la partita, le interviste, i commenti a caldo sul campo del Savona. Sì Claudio, un turno molto interessante, quello di ieri del sabato di Pasqua, sempre molto accesa sia la zona dei play-out che la zona dei play-off, quindi una puntata naturalmente da seguire domani sera alle 19.30. Quindi anche domani al giorno di Pasquetta saremo in onda con Simone Maggi e Giampaolo Pastorino che da Savona vi redarguiranno su quello che è successo. Bene, non vi anticipiamo niente perché così domani vedete anche la puntata. Andiamo quindi a vedere e a ripercorrere quello che succederà il 1° maggio, domenica prossima, riprendono i campionati, 2 settimane di sosta, una dovuta appunto al torneo delle regioni dove due delle nostre squadre, la selezione femminile e quella della juniore, sono arrivate alle fasi finali, quindi semifinale e finale, mentre invece il 25 di quest'oggi è fermo appunto per Pasqua e domenica prossima si ricomincerà. Andiamo a vedere quello che è successo in prima categoria, girone A, dove si giocano, eccola qua la grafica in sovraimpressione, praticamente le partite importanti saranno Bragno-Pietraligure che sono la seconda e terza in classifica, mentre il Taggia andrà a giocare contro l'Albissole, squadra che ormai non ha più nulla da dire a questo campionato e Taggia vincendo potrebbe raggiungere Pietraligure se perdesse col Bragno, ma comunque è un turno intrigante quello di prima A. In coda invece dipende tantissimo quello che farà il Santo Stefano, perché in questo momento sono a rischio i play-out sia per la penultima e quintultima posizione che giocherebbero contro, quindi Santo Stefano Pallare, sia l'Eguilia Sant'Ampelio, che al momento si giocherebbero semplicemente perché ci sono gli 8 punti fra Sant'Ampelio e Santo Stefano, ma nel caso in cui questi diventerebbero di più, i 5 punti non farebbero giocare neanche lo spareggio tra l'Eguilia e Sant'Ampelio. Andiamo a vedere invece in prima categoria girone D, dove praticamente il Camogli ha quasi virtualmente vinto questo campionato, Camogli che è primo con 67 punti, 4 in più del Santa Maria del Taro, domenica prossima gioca contro il Fanalino di Coda AGV, la vittoria è pressoché scontata, Camogli che con tutta probabilità giocherà l'anno prossimo in promozione, tornerà in promozione dopo un solo anno, mentre invece le due squadre Santa Maria del Taro e Vicenza Legaccio saranno quelle che andranno a giocare i play-off in coda. Invece scontro importante è quello che si giocherà sabato 30 aprile, quello tra ABB Masone, Giampaolo, ABB Masone è una chi tra queste andrà a giocare praticamente l'ultima squadra a giocare i play-out. Sì, una partita molto importante, soprattutto per l'ABB, Claudio, perché il Masone nell'ultimo turno, battendo il Sant'Olcese, si è un po' levato dai guai, considerando che l'ultima giornata giocherà contro la GV Fanalino di Coda, quindi dovrebbero essere 3 punti nell'ultima giornata. Chiaramente l'ABB, per sperare ancora di evitare i play-out, deve assolutamente vincere. Deve assolutamente vincere, poi anche il Croceverde d'Apollonia, insomma, gioca una partita facile contro le Cavalle, quindi le altre praticamente sono pressoché diciamo in una zona soft, mentre invece andiamo a vedere in prima categoria girone C, spicca senza dubbio la partita tra CFFS Cogoleto e Genovese, Genovese che giocherà in casa questo big match, peraltro preannunciamo che la Genovese a fine partita farà un terzo tempo, a prescindere di come andrà il risultato, quindi fave, salame e sbottigliata per tutti, probabilmente si stringerà la mano ai giocatori del Cogoleto ai quali basterà pareggiare per poter accedere l'anno prossimo alla salita di categoria, mentre invece le altre partite che sono importanti sono Bordoli, Prolecco, Via dell'Acciaio, Borgo Rapallo, se possiamo rientrare con la grafica, perché sono importantissime per ciò che riguarda la zona play-out. Il Bordoli contro la Prolecco,
la Prodeco che ha 30 punti, il Borzoli ne ha 23, vincendo salirebbe a 26, potrebbe agganciare Via dell'Acciaio che a sua volta gioca col Borzoli a pallo, penultima in classifica. Via dell'Acciaio dovrà cercare di vincere questo incontro perché porterebbe la distanza a 8 e quindi andrebbe a quasi a fare in modo che i play-out possano non essere disputati. C'è anche in chiave playoff, se non sbaglio, Mocconi di San Gottardo, che è l'ultima chiamata per il San Gottardo. L'ultima chiamata per il San Gottardo, anche qua 4 punti di differenza al Mocconi, basta un punto per accedere ai playoff e con tutta probabilità si vedrà nei playoff Genovese Mocconi, che ha degli strascici polemici per quello che successe nell'ultima giornata qualche domenica fa a Mocconesi, nel dopo gara fra i giocatori del Mocconesi e qualche tifoso. Della Genovese Calcio. Ma detto questo, andiamo a vedere il servizio che Simone Maggi ha confezionato per noi, quello che riguarda appunto il big match tra Genovese contro Cogoleto. Sta per calare il sipario sulla regular season e il tempo di bilancio di verdetti nei vari campionati. Partendo dal campionato di prima categoria Girone C, nulla ancora deciso in vetta, dove è guerra aperta tra CFFS Cogoleto e Genovese Calcio per accaparrarsi la vetta della classifica. Partenza da matricola e arrivo da Dream Team per gli uomini di Mister Gallo, che con 17 vittorie, 9 pareggi e 2 sconfitte si trovano in seconda posizione a 4 lunghezze dal Cogoleto, che con i suoi 64 punti occupa saldamente la vetta della classifica. Un percorso eccezionale che in molte occasioni sarebbe bastato per uccidere letteralmente un campionato, ma che in questo caso non garantisce nessuna certezza, se non quella di aver centrato l'obiettivo playoff. Nulla ancora deciso quindi, perché in questa partita si potranno decidere sì le sorti di un campionato, ma potrebbero anche lasciare col tetto sospeso fino agli ultimi 90 minuti di questa stagione. Ma non è ancora detto, diciamo che non è ancora detto, no, a parte le battute, che la vedo molto, molto difficile che il Cogoleto possa buttare via questo campionato. Sicuramente è stato un campionato come me lo aspettavo, nel senso che pensavamo, l'obiettivo era quello di migliorare il risultato dell'anno scorso, l'abbiamo migliorato, abbiamo trovato sulla nostra strada una squadra che sicuramente me lo aspettavo, una squadra competitiva, all'altezza, però non a questi livelli. Sicuramente devo fare i complimenti a Cogoleto perché ha fatto davvero un campionato meglio, ma meglio di quello che mi aspettavo. 17 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte, la seconda miglior difesa e il miglior attacco. Questo grazie anche ai 19 gol segnati da Giovannino Criscuolo. Dovevano 4 punti al Cogoleto perché diciamo che noi abbiamo dato il massimo. Loro hanno dato qualcosa in più, secondo me, contro le squadre cosiddette piccole. Poi è stato un campionato equilibrato, aspettiamo il 1° maggio e vediamo cosa succede. Da lì tireremo le somme, noi ci speriamo ancora, tutto può succedere. All'andata finì 2-2, quindi tante emozioni, tanto gol e tanto spettacolo. Spettacolo che sicuramente non mancherà nella 29ª giornata del campionato di prima categoria. Tante cose ancora si devono decidere, sicuramente il campo di gioco e il palcoscenico dell'atto finale di questo campionato sarà proprio il terreno di Sant'Eusebio. In collaborazione con Forfit, Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. Devi ripristinare le facciate del tuo palazzo? Ristrutturare un appartamento? Rifare un terrazzo? Non rischiare! Rivolgiti a persone specializzate nel settore. Edil Caruso SRL, serietà, competenza e cortesia al vostro servizio. Edil Caruso SRL, professionisti in costruzioni villette e restauro conservativo, operativi a Genova ed in Liguria da 3 generazioni nel campo dell'edilizia pubblica e privata. Edil Caruso, via Cantore 30, interno E. L'avete mai fatto nel vagone di un treno? Ma che avete capito? Una cena! Il pub Happy Hour adesso è anche ristorante e pizzeria con pasta fresca e specialità di carne. Oppure potete scegliere una cenetta intima nel vagone ristorante. Happy Hour, tantissima buona musica e a pranzo menù fisso a 10 euro. A Genova, in via Casareggi 64 Rosso. Happy Hour, di tutto e ancora di più. Here I am, a young man. Come and get me if you can. Up in my room, covered in flames. Meet me at the cinema. You can take me in your car. I'll lie in the back and stare at the planes. I even hear it now. Sabac, uno striptease club unico. Attenzione!
I ladri stanno entrando in casa tua e tu non ci sei. Niente paura, hai appena acquistato da CM Casa Sicura Protect la nebbia di sicurezza. Ed eccola in azione, i ladri devono scappare di corsa. Protect è veloce, pulito, sicuro, in pochi secondi riduce la visibilità a 4 cm. Se lo vuoi, rivolgiti a CM Casa Sicura Chiavari, telefono 0185 1871 805 o visita il sito www.cmcasasicura.it. Books C, logistica editoriale, la più grossa organizzazione di vendita di libri scolastici in Liguria. Books C risolve tutti i problemi di fornitura per librerie e cartolibrerie specializzate nel settore. Books C a Genova Bolzaneto, in via Santuario Nostra Signora della Guardia 34, sopra Baby Pharma. Unica, inimitabile, in una parola sola, la migliore. Da noi ti devi fermare per forza. Sosta obbligata, la migliore pizza d'asporto di Genova, cotta nel forno a legna. E poi la farinata di pegli, la focaccia di Recco. Oltre 100 tipi di pizze consegna a domicilio. Ogni 10 pizze una in omaggio e ogni 2 pizze una bibita in regalo. Sosta obbligata a pegli in via Parma 11 13 Rosso. Telefono 010 6981 039 oppure 348 9152 500. Fatti venire la colina in bocca, ti aspettiamo. Divertimento, relax, ristoro, shopping, da noi è tutto full optional. Centro commerciale Fiumara, nessuno può offrirti di più, facilmente raggiungibile con ogni mezzo. Parcheggio gratuito, alla Fiumara puoi trovare tutto per grandi e piccini. 115 negozi ti aspettano, prezzi per tutte le tasche. Al centro commerciale Fiumara è Natale tutto l'anno. Visita il nostro sito www.fiumara.net. Eurosystem, soluzioni di pulizia industriale e compressori d'aria, vendita, assistenza e noleggio di idropulitrici, lavapavimenti, spazzatrici, aspirapolveri. Eurosystem è concessionario Kalker. Vieni a visitare il nostro showroom a Genova Bolzaneto. Eurosystem, professionalità, esperienza e competenza al vostro servizio. Il giovedì sera dopo l'allenamento, Time, ex Giacomo, con su Italia a Genova. Time, un bel locale, ma anche il Santa Beach Club di Santa Margherita che ha inaugurato proprio in questi giorni, un locale estivo, strepitoso, andare a visitare subito dopo la piazzetta di Santa Margherita, ve lo consiglio. Questo è un messaggio promozionale che mi riguarda da vicino. Bene, andiamo a vedere invece quello che è successo in prima categoria, giovedì. Ovviamente il servizio che avete visto era di Giorgia Cegni, non di Simone Maggi. Simone Maggi l'aveva semplicemente montato, mentre invece Giorgia Cegni è colei che ha fatto il servizio a livello giornalistico. Andiamo a vedere invece quello che è successo in prima categoria giovedì, dove il Don Bosco contro il Mazzetta sarà sicuramente la partita più, no, questa qua è la prima categoria, eccolo qua, Don Bosco-Mazzetta è la partita più importante della giornata. Mazzetta che potrebbe rientrare nella zona playoff con una vittoria, Don Bosco che perdendo potrebbe avvantaggiare il Casarza Ligure che ha una partita sicuramente più alla sua portata. La Cogornese invece giocherà contro il Ceparana, che Cogornese fanalino di coda, cercherà di poter rientrare nella penultima posizione che gli consentirebbe di giocare i play-out, mentre invece il Ceparana cercherà invece di vincere ovviamente per mantenere quel punticino di vantaggio che ha nel contro Mazzetta Cantor Fellettino. L'altra partita importante è Marola L'Acqua Santa contro Valdavito. La Marola ha 25 punti, mentre invece il Valdavito ne ha 31, potrebbe essere risucchiato dal Termo Rio Maio. Ma tutto questo lo vedremo domenica 1 maggio. Andiamo avanti quindi con la promozione Girone A, dove praticamente è quasi tutto deciso, Giampaolo. Nel finale ha vinto il campionato. Ceriale e Imperia con la Voltrese si giocano l'ultimo posto disponibile per quanto riguarda i play-off ed è l'unica praticamente motivo per cui si gioca ancora questo campionato, perché in coda San Pietro d'Arenese, San Cipriano, Praese, Varazze e Don Bosco sono le quattro squadre che andranno a giocare i play-out. Dovranno soltanto decidere quale sarà l'ordine con cui vi giungeranno. Ovviamente ricordiamo che chi arriva davanti ha la possibilità di pareggiare le due partite o comunque di perdere una e vincere una con lo stesso punteggio, a patto che appunto sia lo stesso punteggio e per potersi salvare. In questo momento ovviamente il Varazze giocherebbe con la San Pietro d'Arenese e la Praese contro San Cipriano. San Cipriano e San Pietro d'Arenese avrebbero un piccolo vantaggio nei confronti delle altre due. Domenica prossima la partita più importante del girone è quella che si gioca tra Ceriale e San Pietro d'Arenese. San Pietro d'Arenese che cercherà di mantenere la quintultima posizione, Ceriale che cercherà di mantenere questi due punti sulla Voltrese. Voltrese che invece incontrerà il Varazze che a sua volta cercherà di migliorare la sua condizione di classifica e il finale, che ha vinto il campionato, affronterà l'Imperia.
speriamo che non vi arrivi in una maniera scarica di testa, perché ci piacerebbe vedere fino alla fine un torneo giocato con correttezza. Ricordiamo che l'ultima giornata di campionato si giocherà Voltrese e Imperia, che potrebbe essere la partita più importante per poter determinare l'ultima zona, l'ultima squadra che accederà alla zona play-off. Allora, secondo te chi ci arriverà, Giampaolo? Ma io intanto farei complimenti alla Voltrese, perché insomma questo campionato sembrava destinato ad un terzetto in fuga, invece la Voltrese è riuscita a rientrare. Non sarà comunque ancora facile per la Voltrese farci. Sì, e anche il finale, ricordiamo che era settimo classifica al Giro di Boa, sì. Ha collezionato 13 vittorie consecutive che lo hanno praticamente spedito in orbita, 39 punti su 30. Ecco, chissà mai che magari non pensano di fare l'unplay e vincerle tutte e 15, sarebbe bello per la regolarità del campionato. Certo. Mentre invece in promozione Girone B è tutto da decidere, nel senso che la Curmova ha vinto il campionato e questo già lo sappiamo. Il Campo Morone accederà sicuramente ai play-off e questo già lo sappiamo. Manca ancora da determinare la squadra che andrà ai play-off tra Colli di Ruri, Ortonovo e Magrazzurri e quella che invece giocheranno i play-out, dove la lotta è davvero importante. Domenica prossima, 1 maggio, si giocheranno Ligorna-Baiardo, Ligorna che ha 33 punti, il Baiardo che ne ha 34, davvero uno scontro importante per quanto riguarda la zona play-out, mentre invece in testa Molassana-Colli di Luni, Molassana che cercherà appunto di avanzare la sua brutta posizione di classifica, mentre il Colli di Luni cercherà di mantenere 2 punti di vantaggio sull'Ortonovo, Ortonovo che invece giocherà contro il Magazzurri, quindi un vero scontro fratricida, visto che sono due squadre di Spezia, che porterà una delle due a poter agganciare eventualmente il Colli di Luni. Come andrà a finire secondo te, Francesco? Ma è un terno all'otto, nel senso che 1x2. A mio modo di vedere, in questi casi qua, le squadre che denotano uno stato di forma maggiore nelle ultime gare di campionato sono quelle che sull'onda dell'entusiasmo, ma anche di una forma fisica evidente, possono effettivamente riuscire a superare in estremis l'avversario. Peraltro l'ultimo campionato si giocherà Ligorna-Castelletto, quindi Castelletto che dovrà cercare di far punti domenica prossima, perché a rischio sono 8 punti. Sono 8 punti. Tra la penultima e la quinta. E l'ultimo appunto giocherà contro il Ligorna e nel caso in cui il Ligorna dovesse avanzare ulteriormente sarà necessario appunto per il Castelletto fare la posta, conquistare la posta piena per poter giocare questi play-out. Simone, so che Giorgio Cenni è andato a fare anche Ligorna contro Baiardo. Sì. Andiamo a vedere il servizio? Andiamo a vederlo, un autentico big match questo. Big match per quanto riguarda i play-out. Ci troviamo sul campo del Ligorna, il campo che sarà palcoscenico del big match per la salvezza tra Ligorna e Baiardo. Una partita che definirla fondamentale è riduttivo perché davvero potrà decidere le sorti delle due squadre. All'andata ricordiamo che finì 3-2 in favore degli uomini di Schiazza, ora le due squadre, distanti solo una lunghezza, sono invischiate nella lotta per non retrocedere. Il Baiardo quota 34 punti e il Ligorna quota 33 punti. Entrambe le formazioni hanno sfruttato la lunga sosta per Pasquale per prepararsi alla sfida che li vedrà protagonisti in vista del rush finale. Ebbene. Sì, è una partita penso delicata, difficile e determinante per la salvezza. Penso che chi vincerà probabilmente riuscirà a restare in promozione. Abbiamo fatto un bellissimo giro di ritorno, siamo stati bene, abbiamo giocato bene. L'unico rammarico che ho è che questa squadra qua a quest'ora deve essere salva, perché con tutti i punti che abbiamo lasciato all'andata veramente sono veramente dispiaciuto. Però il calcio è così, abbiamo da soffrire anche quest'anno e queste due partite qua ci diranno se ci salveremo oppure dovremo andare agli spareggi. Dalle parole di mister Dolcino si intravede però fiducia e positività. Di tutto questo abbiamo parlato con il capitano Antonio Pandiscia. Sì, come hai detto te, è una sfida fondamentale, sia quella che l'altro scontro diretto col Canaletto. Ci giochiamo ovviamente tutta la stagione, sperando che vada bene. E noi ovviamente vogliamo non raggiungere i play-out, raggiungere la salvezza direttamente. Il diktat per gli uomini di Mister Schiazza è il medesimo, serve una vittoria contro i cugini del Ligorna per poi aggiudicarsi il match contro il Borgoratti, in virtù quindi di un calendario più clemente. Ma andiamo a sentire cosa ne pensa il tecnico nero-verde, Mister Corrado Schiazza. Una partita importantissima perché tutte e due le squadre, ci divide un punto a nostro favore, ma non credo che si possa gestire un punto in una partita del genere.
anche per le giovani, per la giovane età di tutte e due le squadre. Siamo due squadre, due compagini veramente molto giovani e è una finale. Speriamo di uscire indenne, noi sulla carta abbiamo due risultati su tre, ma ti ripeto, non è che possiamo andare giù e giocarsela per il pareggio. Un fiducioso e determinato Corrado Schiazza che crede molto nella capacità dei suoi uomini, un Baiardo che conta molto sulla vena realizzativa del suo bomber e capocannoniere Mattia Bertulla. Per noi questa è una partita fondamentale, per fortuna sono arrivate due settimane di sosta che ci permettono di ricaricare le pile e di recuperare un po' di condizione anche a livello mentale e di preparare al meglio questa partita che noi sappiamo assolutamente di non poter sbagliare, anche perché abbiamo già fallito diversi match point. Questi erano quindi i protagonisti dell'attesissimo big match tra Livorno e Baiardo in un campionato che probabilmente terrà tutti col fiato sospeso fino al 90° minuto dell'ultima giornata. Bene, come ha detto appunto giustamente Giorgio Cigli, l'ultima Livorno giocherà anche col Canaletto, quindi ha due scontri importanti, perché se li vediamo in grafica il Canaletto è in zona appunto come Baiardo e Livorno, mi sembra che abbiano 33 punti Livorno e il Canaletto, eccolo qua, 33 punti, mentre invece Baiardo ne ha 34. Quindi sono due partite, quelle del Livorno, sono due autentici big match, partitissime, finalissime, che potrebbero consentire di rimanere a Livorno in eccellenza senza dover passare dal viatico dei play-out. Complimenti a Giorgio Acelli, peraltro, che ha intervistato due giocatori a sua altezza. A sua altezza, non l'abbiamo vista per una volta, deve tirare sul braccio e rischiare uno stiramento. A proposito, io vorrei un attimo sovvertire la scaletta, andiamo a prendere appunto le giovani promesse, parlando appunto di, insomma, Giorgio, andrei a vedere questa giovane promessa che sarà il futuro del nostro calcio dilettantistico. Come la regia è pronta, andiamo a vedere questa clip che riguarda questo giovanissimo giocatore fortissimo. Giovane promessa, Giorgio Acelli palleggiava come Pinocchio, visto? Sì, Claudio, però devo dire che la Giorgia è la conferma del proverbio che nelle botti piccole c'è il vino buono. Sì, sì, sì. È vero, direi che è migliorata tantissimo lei a livello... Assolutamente. E poi la conferma che nel calcio femminile Ligure, come hai detto tu... Sta facendo bene. Sta facendo bene. Dovrebbe guardare anche a Giorgio Acelli. Dunque, io andrei, innanzitutto ringrazierei tutti i nostri sponsor che periodicamente appunto andiamo a contattare, giusto, questa qua è la fase finale, quindi per le riconferme, e uno in particolare è da diversi anni che ci segue, Forfit. Andiamo a vedere il servizio che riguarda appunto Forfit, uno dei nostri sponsor più importanti. Forfit, per festeggiare insieme una nuova stagione all'insegna di un corretto stile di vita. Ghiotta occasione per il lancio dei corsi da Les Mills, il metodo che ha cambiato radicalmente il modo di vivere il fitness. Musica eccezionale e istruttori appassionati danno vita ad allenamenti elettrizzanti, ispirando fantastiche lezioni che, sempre più, entrano a far parte dell'allenamento quotidiano nelle palestre. I programmi Les Mills combinano il divertimento con l'allenamento, ottenendo una miscela irresistibile e coinvolgente, offrendo i risultati cercati dai partecipanti, motivandoli nel combattere la vita sedentaria. Questo è finalmente il nuovo mondo fitness che parte da Nuova Zelanda e adesso, grazie a Francia, in Italia sta facendo un grande successo. Qua a Genova abbiamo il Body Combat, che è un fitness che riguarda movimenti di arte marziale, addirittura la capoeira, sempre riguardando fitness. E poi abbiamo il Body Combat, che è tutto quello che vuoi dire tonificazione. Oggi sono oltre 12.000 i clubs disseminati in oltre 70.000 paesi, con una frequenza di circa 5 milioni di partecipanti a settimana, a dedicare anche anima e corpo ai corsi Les Mills. Forfit all'insegna del continuo aggiornamento. Puntiamo molto sull'innovazione, cioè per me è fondamentale, per le mie aziende, tutte le mie aziende, rinnovarsi è qualcosa di importante. Sono scommesse nuove, sono
è un modo di rapportarsi con qualunque tipo di mercato, non bisogna mai soffermarsi e bisogna sempre dare continuità a qualunque cosa, però ripeto, bisogna sempre rinnovarsi, questo è importante. Les Mills ha ideato ben più che un innovativo ed efficace standard di allenamento, ha creato un vero fenomeno di fitness globale, cambiando spesso musica e coreografie, liberi dallo stress con Body Combat, più forti e tonici con Body Bar. La cosa principale del Les Mills è che c'è tutto ciò più la cosa principale, il divertimento, che è difficile trovare. Les Mills a Genova è Software Fit. In collaborazione con Forfit Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. Il tuo partner ti tradisce, tuo figlio frequenta una strana compagnia, i ladri ti hanno svaligiato la casa? Niente paura, adesso c'è chi ti può aiutare. Investigazione e sicurezza, associata a Federpol, specializzata in investigazioni penali e private, ma anche nel fornire sicurezza. Il tuo detective privato per arrivare dove le forze dell'ordine non possono arrivare. Visita il nostro sito www.investigazionigoio.com oppure chiamaci al numero 338-426-5985. Investigazioni e sicurezza al servizio della tua tranquillità. Carmignano Hi-Fi, monitor e DVD, navigatori satellitari di ultima generazione, antifurti, allestimenti tuning, neon personalizzati e naturalmente vendita e assistenza di autoradio delle migliori marche. Carmignano Hi-Fi, il suono fedele della tua auto. Giga Joe è l'oasi dei giocattoli a San Pier d'Arena. Prendete via Cantore verso Genova, poi girate a destra in via Castelli, 10 metri siete arrivati. Giga Joe, l'oasi dei giocattoli, via d'Aste 43 Rosso a Genova. Telefono 010 41 15 66. Prendendo via Cantore verso Genova, girate a destra in via Castelli. Non potete sbagliare. La tua squadra ha vinto? Festeggia da New Cocatai. La tua squadra ha perso? Consolati da New Cocatai. Il bar per tutte le occasioni. Solo da noi puoi assaggiare lo Shark Green, un po' mojito e un po' rum cooler, ma anche tutti gli aperitivi nazionali ed esteri. E poi salatini, pizzette, focaccia, primi e secondi. Ogni 10 caffè ne bevi uno gratis. Potrai partecipare alle feste della birra, dello spumante. New Cocatai ha una nuova gestione. Corso De Stefanis 109 Rosso. Siamo anche su Facebook. New Cocatai, se ci conosci, non ci molli più. Hai una Volkswagen? Affidati a chi le Volkswagen le conosce bene. Portala da Autosincro, l'unico service Volkswagen da Celle Ligure a San Pier d'Arena e per tutto l'entroterra Valpolcevera inclusa. Autosincro è a Genova, in via Certosa 2 Rosso, traversa di via Filla. Se ami la tua Volkswagen, portala da chi la sa curare. Autosincro, telefono 010 644 2344. Lo sapevate che Villa Fieschi è ora anche ristorante e pizzeria? Potrete gustare in un'atmosfera ad altri tempi 43 tipi di pizza, quella speciale con impasto integrale, focaccia cicorecco, farinata, ma anche pesce e carne alla brace. Villa Fieschi a Lavagna in via Arezza 12, ricevimenti e banchetti, parcheggio riservato, aperti tutte le sere. Telefono 0185 30 44 00, www.hotelvillafieschi.it. Il paradiso dei buongustai ti aspetta. Focaccellini a peli in via Martiri della Libertà. Focaccia, pizza, farinata, piatti fatti in casa. Focaccia al formaggio, pane con le olive, l'uvetta di patate, torte di verdura, dolci, brioche. Focaccellini a peli, aperto con orario continuato dalle 7.30 alle 20, il sabato fino alle 13.30. Fatti venire l'acquolina in bocca, ti aspettiamo. Shopping senza un aperitivo? Impossibile se siete alla Fiumara. Caffetteria Orefici, primo piano, cocktails nazionali e internazionali. E poi maracuja, vodka, zucchero, limone e succo d'ananas. L'aperitivo della casa da non perdere. Magari assaggiando i delicati stuzzichini, pizza, affettati, focaccia al formaggio e tanta musica. Caffetteria Orefici alla Fiumara, la vostra tappa obbligata. Il giovedì sera dopo l'allenamento, Time, ex Giacomo, Corso Italia, Genova. Scommettiamo? Easy Play. Scommettiamo? Easy Play. Scommettiamo? Easy Play. Easy Play ti aspetta in via Calevari 284 Rosso. Bene, abbiamo parlato un pochino di tutto, abbiamo ringraziato gli sponsor che ci danno la mano, dobbiamo tirare le orecchie a qualcheduno che invece ci promette di darci la mano e poi invece non ce la dà, magari ma vincendo non anche... gli sponsor, però bisogna... Non degli sponsor. Non tra gli sponsor, anzi gli sponsor sono puntualissimi. Sono magari tra qualche squadra che ha vinto anche qualche campionato. Esatto, magari qualche ex dirigente di qualche squadra che ha vinto un campionato. Qualche grosso personaggio. E che evidentemente, insomma... Però promette. Contiamo sul fatto che entro la settimana, perché questa è una trasmissione autofinanziata. Eh sì, certo. Poi, insomma, se noi se andiamo... mancano i soldi per pagare i tecnici, ovviamente poi qualcuno li deve tirare fuori. È un peccato che queste persone promettono e poi non mantengono
prestino fede a quello gli che... Gli sponsor sono contentissimi anche perché... Anche perché il campionato l'hanno già vinto, quindi... Esatto, ripeto, gli sponsor sono contentissimi anche perché in questa stagione hanno portato a casa, come abbiamo spesso detto, un ascolto medio di 110.000 persone. Comunque ringraziamo lo stesso questo grande, grosso personaggio che speriamo che mantenga fede ai suoi patti, che ci ha detto che non era sicuramente la sua promessa. Andiamo a vedere invece, so che Giampaolo hai cercato un po' di gol in giro, no? Sì, abbiamo cercato di selezionare insomma i gol decisivi del finale della Coolpolis che li hanno portati alla promozione e poi gli ultimi due gol molto interessanti che apriranno il dibattito poi quando rientreremo in studio. Andiamo a vedere i gol selezionati da Giampaolo Postorino. Paro 6. Sancinito prova a pescare Rossi dentro l'area, Cambrin su di lui, la conclusione di Sancinito, grandissimo gol, Davide Sancinito ha trovato il jolly, ha trovato il gol del sabato in questa occasione, col destro lasciando immobile Scavuzzo. Di Capra di nuovo nel mucchio, pallone allontanato, conclusione, attenzione a libero, il gol da parte del finale, ha segnato il numero 10 Perlo che adesso va a fare l'aeroplanino verso la propria panchina, posizione regolare di Criemani che si presenta solo davanti al portiere, serve a Capra un pallone delizioso, 3-0, la festa del finale adesso è cominciata, adesso è definitiva, adesso il finale è davvero a un passo dall'eccellenza. Il pallone nel mucchio, la mischia e poi il colpo di testa in rete, ha segnato Scordo, Antonio Scordo, fa esplodere i tifosi della Polis che raggiungono il 2-2. Cavazzallo con la punta che entra dentro l'area di rigore, è l'ultima azione, ecco la traversone in mezzo, Piccoli, il pareggio della Polis all'ultimo secondo, è il 95esimo, Guglielmo Pingani raggiunge le 3-3 e svuta dai difensori della Polis, pazzesco, proprio all'ultimo secondo. Il Bogliasco, siamo in pieno recupero, attenzione alla mischia, Zunino e poi Trivino, Nando Trivino, il Bogliasco vince all'ultimo respiro. Schirra, attenzione a questo errore, Chiarrone solo davanti al portiere, lo salta Chiarrone, poi scivola, resiste, Chiarrone, 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 2-0, Cristiano Chiarrone ci ha messo una vita prima di depositare in rete il pallone del 2-0, tutti col fiato sospeso, qua il Cesare Brindisi. Questi ultimi due gol ci portano al big match di eccellenza che si giocherà domenica 1 maggio tra appunto il Bogliasco e la Cairese. Il Bogliasco giocherà in casa, Bogliasco che ultimamente non molla niente nelle ultime 13 partite, 12 vittorie e una sconfitta. La Veloce è stata l'unica squadra che è riuscita a battere nel girone di ritorno questa stratosferica squadra del Bogliasco che è una trita sassi. Ha fatto la bellezza di 36 punti su 39 e si è portato in testa la classifica. I numeri che parlano chiaro, numeri che hanno sicuramente dato filo da torcere a Cairese e Pro Imperia, che erano partite con lo stesso obiettivo all'inizio del campionato e sono ancora lì tutte e tre a giocarsi questo titolo, visto che domenica prossima si giocherà appunto Bogliasco e Cairese e l'ultima di campionato si giocherà Pro Imperia contro Bogliasco. Al Bogliasco sarà sufficiente fare due pareggi per giocare l'anno prossimo in Serie D. Sufficiente per modo di dire, perché comunque Cairese e Pro Imperia sono due squadre agguerrite. Sicuramente il Bogliasco potrebbe anche vincere il campionato con una giornata d'anticipo, vincendo domenica prossima, 1 maggio, contro la Cairese. Quindi sarà una partita da seguire, ci sarà sicuramente il comunale stracolmo, ci sarà anche Giampaolo Pastorino a commentare questa gara. Giampaolo. Sì, una grandissima partita, dobbiamo assolutamente fare i complimenti al Bogliasco perché insomma qua fino a qualche mese fa pensavamo che la Cairese se ne fosse andata e vincesse tranquillamente il campionato. Hai giovane d'andata.
nel girone d'andata. Il Vogliasco ha fatto una grandissima rimonta, arriva con 3 punti di vantaggio importanti a questa sfida. Insomma, la Cairese si giocherà le ultime cartucce, si è ripresa vincendo il derby contro il Vado e giocando un'ottima partita. Insomma, si darà un grande filo da torcere, credo che a Vogliasco ci sarà grande spettacolo. Il peccato è che una di queste 3 squadre non giocherà neanche i play-off nei confronti di altre regioni, perché la seconda di questo raggruppamento andrà a giocare contro la seconda del Friuli Venezia Giulia, se non ricordo male, e la vincente tra Liguria e la squadra appunto del Friuli giocherà contro la vincente tra Lombardia e Veneto, tra Veneto A e Veneto B. Quindi un raggruppamento abbastanza complicato, non sarà facile. No, Lombardia comunque, Lombardia A contro Lombardia B, quindi è un raggruppamento tosto. E non a caso negli ultimi 10 anni ce l'hanno fatto solo 2 squadre. Capellanese l'anno scorso. Io dico una cosa, la Liguria è una squadra, è una regione che ha un movimento inferiore a diverse regioni contro la quale poi si va a cimentare. Negli ultimi, mi sembra, 6 anni, Sarzanese e l'anno scorso Capellanese, Chiavari Caperana, che è diventato Chiavari Caperana, sono riusciti a vincere questi spareggi play-off nei confronti delle altre regioni. Quindi vuol dire che il nostro movimento sta lavorando bene, perché ci sono buoni giocatori che provengono dai settori giovanili, buoni tecnici che stanno operando bene e anche qualche dirigente che sta crescendo, anche se dirigenti veri, insomma, so che la federazione sta facendo dei corsi per migliorare la qualità anche dei dirigenti. Ma sai, comunque in Liguria, o comunque a Genova in generale, c'è una grandissima tradizione calcistica, per cui nonostante ci siano meno effettivamente abitanti, perché in tutta la Liguria siamo 1,5 milioni di persone, a livello calcistico comunque c'è una grandissima tradizione, perché non dimentichiamo che il calcio è nato qui, quindi nonostante ci sia... non ridere, ma è la verità. È la verità. Nonostante ci sia una differenza abissale di numero di giovani che si avvicinano al calcio, in realtà i piedi buoni sono qui da Genova, sono partiti da secoli. Sono partite tante cose. I piedi buoni sono qui da secoli. Insomma. Sono partite l'Unità d'Italia, grazie al 150esimo, parte da Sturla. Esatto, non solo nel calcio. Il calcio. Anche il cricket, perché oltre a certo, è evidente. Parte tutto, tante cose partono da Genova. Esatto. Comunque, esatto. Tornando ai discorsi di prima, io credo che chiunque delle tre, cioè tutte queste 3 squadre che sono in testa al campionato, hanno i mezzi per poter arrivare alla Serie D anche tramite gli spareggi, perché hanno delle rose che sono veramente importanti. E dico questo proprio, che è un peccato che una di queste tre rimarrà fuori, rimarrà sicuramente fuori anche dalla zona play-off. È un peccato, perché comunque sono 3 squadre che hanno combattuto, hanno giocato, in questo momento è meglio il Vogliasco, ci arriva meglio perché lo dicono i numeri, la Cairese è quella che ci arriva peggio perché lo dicono sempre i numeri, la Pro Imperia è quella che potrebbe essere quella che aspetta di litigare la seconda. Aspetta di litigare. Potrebbe magari alla fine addirittura vincere il campionato, sempre che, però sarebbe un karakiri del Vogliasco a questo punto. Andiamo a vedere quindi il servizio di presentazione del big match tra Cairese e Vogliasco. Noi siamo andati a Cairo con Simone Maggi a vedere cosa ne pensano i gialloblu della Valmorbida. Servono i preparativi qui a Cairo Montenotte in vista del torneo internazionale di Cairo in programma a giugno, ma servono i preparativi anche e soprattutto per quel che riguarda la prima squadra allenata da Mario Benzi, una prima squadra attesa al rientro dalla sosta dalla gara, che vale una stagione, inutile dirlo, quella del comunale contro il Vogliasco capolista. L'inverno rigido qui in Valmorbida ormai alle spalle, un inverno che è stato rigido non solo dal punto di vista climatico ma anche dal punto di vista calcistico. I gialloblu locali infatti hanno dilapidato un patrimonio che li vedeva saldamente in testa proprio ad appannaggio del Vogliasco, adesso si vedono costretti ad inseguire l'11 di Invernizzi a 2 giornate dalla fine. C'è però da dire che un'eccellenza incerta fino all'ultimo, come quest'anno, ha riservato sorprese fino all'ultimo minuto dell'ultima giornata, perché dopo il big match tra Vogliasco e Cairese all'ultima è in programma quello tra Pro Imperia e Vogliasco. Chissà che proprio la Cairese non possa approfittare di questo doppio scontro in chiave vittoria finale. Purtroppo i titolari mancanti sono stati parecchi,
In quel frangente abbiamo, purtroppo abbiamo patito un pochettino, abbiamo fatto qualche pareggio in più, perché c'è da dire che la Cairese ha fatto una sconfitta durante tutto il campionato, quindi qualsiasi risultato venga a Bogliasco, io devo dire che sono stati dei ragazzi meravigliosi, che sono stati dei ragazzi che hanno saputo onorare la maglia, si sono sempre impegnati. Un plauso veramente entusiasmante al nostro presidente, signor Pensiero, e logicamente un merito di questo gruppo va a Mario Benzi, che ha saputo con tanti personaggi non da poco condurre un'annata straordinaria, al di là del risultato di Bogliasco, che è un risultato aperto a tutte e tre, diciamo, possiamo vincere, possiamo perdere, possiamo pareggiare, quindi poi sarà l'ultima domenica con Pro Imperia e Bogliasco a decidere il campionato. Quest'anno la mia mente è poca, il 93esimo, a diversità del Bogliasco, che ne ha vinte parecchie, quindi ma non è una polemica, per l'amor di Dio, perché Invernici ha fatto un ottimo lavoro e Bogliasco è un'ottima squadra. Ho fatto solo una battuta, però diciamo che sarebbe straordinario vincere il campionato l'ultima domenica, però c'è da dire che questo non è una Cairese che ha inventato, questa è una Cairese programmata. Certamente eccezionale, perché siamo stati per tre quarti del campionato primi in classifica, abbiamo tirato la carretta fino alla fine. Abbiamo trovato due squadre che ci sono sempre state dietro e poi Bogliasco ha fatto una serie di vittorie incredibili e in questo momento merita il primo posto. Noi adesso andiamo a Bogliasco consapevoli di incontrare una squadra fortissima. Il passaggio dalla Cairese da Bogliasco negli anni in cui sono stato a Cairo ha sempre portato bene. Speriamo di sfatare anche questa vittoria esterna, che non l'abbiamo mai vinta a Bogliasco, però ci ha sempre portato bene, insomma, primo di maggio, festa dei lavoratori, stiamo lavorando tantissimo per preparare questa partita. Una Cairese, come avete sentito dalle parole dello staff dirigenziale, che si sta preparando con serenità a questo duro impegno di campionato, con la consapevolezza anche di aver fatto qualcosa di importante. Del resto, una sola sconfitta in campionato per gli uomini di Benzi, forse un po' troppi pareggi, sono sicuramente numeri da grande squadra. Non dimentichiamoci che anche in caso di piazzamento in seconda posizione, i gialloblu potranno cercare di andare in quella agognata Serie D attraverso la porta di servizio dei play-off. D'altra parte la società di Franco Pensiero ha operato bene sul mercato quest'estate e dispone di giocatori veramente importanti che possono rivelarsi tali anche in circostanze da dentro fuori, come quelle degli spareggi interregionali. Ovviamente è inutile dire che qui a Cairo c'è grande attesa, e allora ricordiamo l'appuntamento che sarà proprio per domenica 1 maggio al Comunale di Bogliasco alle ore 16 per la gara, inutile dirlo, che varrà una stagione. In collaborazione con Forfit, Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593 001 oppure 393 444 6444. Sospetti che la tua badante non sia onesta? Sei titolare di un'azienda e pensi che i tuoi dipendenti siano assenteisti? Ora è la risposta ai tuoi problemi. Investigazione e Sicurezza, associata a Federpol, specializzata in investigazioni penali e private, ma anche nel fornire sistemi di videosorveglianza e discrete globale. Visita il nostro sito www.investigazionigoio.com oppure chiamaci al numero 338-426-59. 85. Investigazione e Sicurezza, al servizio della tua tranquillità. La tua auto ha bisogno di un lifting? Vieni dall'Officina e Carrozzeria Limonda. Troverai diagnosi computerizzata, ricarica condizionatori, sostituzione pneumatici, collaudo e bollino blu, sistema tintometrico di ultima generazione, verniciatura a forno, assistenza legale, gestione sinistri, soccorso stradale e auto sostitutiva con servizio ritiro consegna a domicilio. Se vuoi il meglio per la tua auto o moto di qualsiasi marca, non confonderti. Officina Carrozzeria Limonda, autorizzata Ford, in via K 43 Rosso. Un servizio per te. Arcadia, da oltre 10 anni, realizza impianti sportivi con il sistema chiavi in mano, occupandosi di tutte le fasi costruttive. È specializzata nella fornitura in opera di pavimentazioni sportive certificate da tutte le federazioni. Realizza, inoltre, coperture in legno lamellare semplici o con fotovoltaico integrato. I campi da calcio in erba sintetica realizzati da Arcadia prevedono l'utilizzo di prodotti omologati FIFA 2 stelle, garantendone la prestazionalità con polizze ventennali. Arcadia, costruzioni sportive. Immagina un posto dove trovare le più moderne soluzioni per il tuo bagno, la tua cucina, il giardino e tutta la tua casa.
Smetti di sognare e vieni da Centro Bagni e Cucine. Troverai le idee più moderne per arredare la tua casa come piace a te. La miglior qualità al miglior prezzo. Siamo in Viarino Mandoli 127N, a pochissimi passi dallo stadio. Ampio parcheggio. Professionalità e cortesia vi aspettano qui alla Centro Bagni e Cucine. Vi aspetto. Scommettiamo? Easy play. Scommettiamo? Easy play. Scommettiamo? Easy play. Easy play ti aspetta in via Canevari 284 Rosso. E noi intanto ringraziamo Francesco Bortola che ci deve abbandonare, e mentre invece con... Grazie Francesco. Buona Pasquetta a tutti. Buona Pasquetta a tutti. Andiamo a vedere invece di nuovo la classifica. In chiave play out si giocherà una partita importantissima, quella tra Busalla e Loanesi. Come la grafica è pronta, vorrei far vedere appunto i punti che stanno appunto fra il Busalla e la Loanesi. Busalla che deve non perdere per poter non giocare questi play out, ecco qua, 31 punti, 34 punti, mentre invece la Loanesi ne ha 28, quindi dovrà necessariamente fare bottino pieno. Andiamo a vedere i due servizi curati da Simone Masci. Risalita, rimonta, remontata per dirla alla spagnola, chiamatela come volete, fatto sta che la cavalcata operata dal Busalla in questi ultimi due mesi di campionato ha dell'incredibile e pone gli uomini di Max Bruzzone in posizione tale da poter vedere il traguardo della salvezza diretta, distante due soli miseri punticini a due gare dal termine. Prima però c'è da superare l'ostacolo olandese, che invece è ancora in piena corsa salvezza, ragione per cui gli uomini di Max Bruzzone si sono allenati in questa lunga sosta con un entusiasmo a mille, come vedete alle mie spalle, ma anche con grande concentrazione. È un campo, ci dobbiamo aspettare, partita combattuta, difficile come sono tutte le partite, come sono state le 28 che abbiamo giocato finora, dove non, in realtà io credo la differenza fra la prima e l'ultima è minima, cioè domenica il Rappallo al 90esimo era 1-1 col Bogliasco, quindi la differenza poi in realtà è molto leggera tra una squadra e l'altra, quindi domenica sarà una partita dove sarà difficile, dove sarà tra virgolette una battaglia sportiva contro una squadra che ha degli ottimi valori, delle ottime individualità, perché ha due giocatori come Giglio Cattarnico. Ha avuto ragione Busalla e hai avuto ragione tu. Ma sai, è normale che quando tu vieni tra virgolette, nel senso da esordiente in questa categoria, vieni dopo un allenatore bravo come Beppe, è chiaro, magari qualcuno può pensare che non sia all'altezza, sicuramente. Quello che a me fa piacere è che insomma, quest'anno per ora stiamo facendo bene e di esserci arrivati con le mie gambe, quindi questa è la cosa poi più importante. Ecco. Già si capisce perché poi magari non so se tutti lo possono dire. Per la sfida di Loano non si potrà proporre il duello tra le due coppie gol forse più spettacolari del campionato, Anselmo Anselmi da una parte e Cattarico Giglio dall'altra, vista la squalifica proprio del capocannoniere dell'eccellenza Lollo Anselmo. Grazie ai suoi gol e anche a quelli di Anselmi in quello che sembra un gioco di parole, il Busalla è riuscito ad essere così vicino a così poco dalla fine del campionato a quella salvezza che era l'obiettivo conclamato fin dall'inizio del campionato. Mancano due punti, però cerchiamo di andare a Loano, cercare di portare via i tre punti perché sono fondamentali, e almeno da stare in una situazione più tranquilla. Quando sono arrivato non stavo benissimo, allenandomi con loro, dopo poco devo dire mi sono trovato benissimo, sia con lui che con gli altri compagni nuovi. E poi niente, eravamo in una situazione di difficoltà e ne siamo venuti fuori molto bene, direi. Lollo invece è un giocatore, un grande giocatore di calcio, ne ho visti pochi così. Mi ha colpito perché è una persona fantastica, poi vabbè in campo tanta roba perché è veramente bravo. Facciamo un po' arrabbiare il mister ogni tanto perché magari qualche tiretto in più, però va bene così. Va. Futuro, l'anno prossimo. E vediamo un po'. Se si può giocare insieme sarebbe qualcosa, sarebbe buono. Cosa migliore sarebbe giocare ancora con lui, poi vedremo. Non lo so. Vedremo. Da qualunque parte va bene. Grato è Pattuglia.
poi dopo normalizzazione, cioè sfasciature, massaggi, uguale. Abituato anche a categorie magari un po' più alte, sono abituato. No? Ecco, anche la categoria è più difficile, cioè, perché bisogna entrarci piano piano e conoscerlo. Però va bene, siamo salvi quasi. Da Busalla è praticamente tutto per quel che riguarda lo speciale sulla sfida Loanesi-Busalla. A voi la linea, studio. Ci troviamo a Loano, davanti a me, dietro la telecamera, la lunga strada che porta alla spiaggia di Loano, che è un po' la Malibu di questa riviera di Ponente, dietro di me quella che anche potrebbe essere una spiaggia, ovviamente in senso metaforico, ovviamente in gergo calcistico. Lo stadio Elena, infatti, domenica 1 maggio potrebbe essere proprio l'ultima spiaggia per l'Olanese allenata dal tecnico esordiente di Latte per centrare la salvezza diretta evitando la lotteria dei play-out. Prima però c'è uno scoglio importante da girare, come un Busalla lanciatissimo, riduce 8 vittorie consecutive, che cerca la matematica a distante ora solo 2 punti. Per questo i rossoblù si stanno allenando costantemente, giorno dopo giorno, stanno anche disputando tante amichevoli in vista di questo difficile incontro che potrebbe essere il pass per centrare appunto quell'obiettivo che solo a fine girone d'andata sembrava un miracolo ovviamente sportivo. Tante le sfide nella sfida per questa partita, una su tutte non si potrà concretizzare sul campo, ma Loanesi e Busalla hanno fatto tante delle loro fortune grazie alle coppie gol letteralmente atomiche formate da Anselmi naturalmente per i valligiani e da Catardico e Giglio per la Loanesi, che da quando sono arrivati qui a Loano nel mercato di riparazione con i loro gol hanno trascinato la Loanesi fino a questo punto, fino a poter sperare in una salvezza diretta. Questa sfida, dicevamo, non si potrà proporre vista la squalifica di Anselmo in casa Busalla, che se sicuramente questo fattore è un motivo di gioia, di felicità ovviamente per l'Olanesi. Tutto pronto quindi per Loanesi Busalla, l'ultima chiamata, così si può dire, per la Loanesi. Ovvio che una sconfitta garantirebbe la certezza quasi matematica di disputare i playoff con tutti i discorsi che ne concernono. L'Olanesi si sta preparando, il campo di battaglia sarà proprio questo alle mie spalle, lo stadio Elena. Il calcio d'inizio sarà domenica 1 maggio alle ore 16. Bene, eccoci dentro di studio, la grafica con la classifica ci fa vedere qual è l'altra partita importante per chiave play-out, che è quella tra Sestrese e Ventimiglia, veramente un big match per la Sestrese e anche per il Ventimiglia. Ventimiglia ha 30 punti, Sestrese ne ha 29, si gioca a Ventimiglia, Simone Maggi è andato a fare anche questo servizio, ma prima di andare a vedere il servizio vorrei innanzitutto ringraziare il nuovo sponsor di Just Football. Andiamo a vedere lo spot da 30 secondi. In via Molassena 1 apre il nuovo negozio Just Football. Tutto per lo sport, le marche più prestigiose ai prezzi più convenienti. Adidas, Puma, Reebok, Asics e molto altro ancora. Just Football in via Molassena 1. Vienici a trovare. Just Football in via Molassana 1, vienici a trovare. Punto vendita appunto di via Molassana 1, andate quindi, rimane come si scende da Caderissi, rimane proprio in via Molassana. Andiamo a vedere quindi il servizio di Simone Maggi della Sestrese e vi ricordiamo l'appuntamento di domani di Pasquetta, dove si parlerà del Savona, della Sanremese, dell'Entella, è successo di tutto, ma non vi anticipiamo niente, sarà una presa diretta da Savona. Chiudiamo con il servizio da Sestrese, ringraziamo Simone Maggi. Grazie Claudio, buona Pasqua. Buona ringraziamo Giampaolo Pastorino, che ci vuole ricordare anche che c'è in seconda categoria un altro big match. Sì, Campese Figempa al 1 maggio, Campese più 5, grande favorito. Bene, andiamo a vedere quindi l'ultimo servizio che riguarda questo domenica di Pasqua. Noi ci rivediamo domani mattina in replica alle ore 8, sempre su Telegenova. Ventimiglia terra di confine per la Sestrese, questo discorso non vale solo a livello geografico ma naturalmente vale anche e soprattutto a livello calcistico, visto che proprio il Ventimiglia occupa quel confine non solo nella Liguria ma anche nel campionato di eccellenza, quel confine dicevamo che vorrebbe dire salvezza diretta evitando la lotteria dei play-out. Proprio la città di frontiera sarà il campo di battaglia in cui la Sestrese proverà a centrare una salvezza che fino a qualche mese fa sembrava pura utopia e che adesso sembra proprio a un passo. Gli uomini di Luca Monteforte si stanno allenando in vista naturalmente di questo difficile impegno. Luca Monteforte, che naturalmente siamo andati a sentire, ecco le sue dichiarazioni.
Adesso intanto abbiamo fatto dei passi in avanti enormi. Io credo che Ventimiglia cambi poco, rimangono poche partite, ma noi è da 2 mesi e mezzo che giochiamo per vincere, perché è il nostro destino. Sicuramente mancando 2 partite sono ancora più decisive. È una città di confine, però ci dobbiamo andare a spugnare su confine, dobbiamo provarci con tutte le nostre forze, rispettando l'avversario, però anche noi in questo momento stiamo bene. Io ho trovato un campionato, sono entrato in corso, ho trovato un campionato livellato verso l'alto per quello che riguarda la zona retrocessione. Invece per quello che riguarda la zona promozione, l'anno scorso c'era un paio di squadre che erano veramente al di fuori, soprattutto la Salemese, dico che era veramente al di fuori. Bello, più avvincente, perché ci sono grandi squadre sotto, ci sono buone squadre, grandi squadre sopra, buone squadre sotto, e campionato avvincente, combattuto, bello. Pochi calcoli, 2 vittorie si salvi. Vero, vero. Ma noi è dall'inizio che è così, infatti probabilmente ci è scostato anche una sconfitta di troppo, quella in casa con Fontana Buona, che era sempre alla ricerca della vittoria, abbiamo preso gol in contropiede alla fine, a 3-4 minuti dalla fine, però questo penso che abbia pagato, poi alla fine siamo sempre andati per vincere, abbiamo vinto la palla, abbiamo vinto l'anno, quindi la mentalità dei 3 punti in queste situazioni è troppo importante. Speriamo bene di proseguire con questo momento che è favorevole a noi, soprattutto poi col punteggio, soprattutto con i punti, che è la cosa più importante in questo momento, che va di là un po' a discapito anche del gioco magari in questo momento. Poi avevamo qualche problema, tipo con Arnulfo, con qualche giocatore che aveva qualche problema, e quindi questa settimana ci permette forse di essere al completo con la rosa, al di là di Sighieri che ha squalificato, però comunque poi speriamo di presentarci con tutti gli effettivi in piena forma, in piene condizioni ottimali. Dobbiamo andare a Ventimiglia, quindi giocarci tutto per tutto, per sperare di essere salvi matematicamente. Quindi non c'è tanto da fare calcoli, non c'è tanto da fare conteggi, bisogna andare in campo preparati, ma credo che più che altro sia una partita poi che vada giocata con la testa, con l'attenzione, la determinazione, le cose che poi, perché poi comunque è come una finale di un torneo, che in certe situazioni poi non hai più il tempo di programmare, devi solo andare concentrato e tirare fuori il meglio di te stesso, credo. Abbiamo sentito anche le parole di Roberto Paltrinieri, fido collaboratore di Luca Monteforte. Il campo alle mie spalle ormai è vuoto, la Sestrese è pronta per il viaggio della salvezza verso Ventimiglia. Come avete sentito dalle parole dei 2 allenatori, queste 2 settimane di sosta hanno consentito di recuperare gli acciaccati presenti nell'infermeria della Sestrese. L'unico che non sarà della partita sarà Sighieri, in quanto squalificato. Da Borzoli direi che è tutto, a voi la linea, naturalmente studio. In collaborazione con Forfit, Wellness Club in Albaro. Per informazioni 010 8593001 oppure 393 444 6444.